Dopo diversi mesi di stop, riprendono le attività del centro diurno per disabili di Bello Sguardo, realizzato nell'ambito delle attività del piano di zona ambito S7. L'obiettivo del progetto, che si rivolge a persone portatrici di disabilità che risiedono nei comuni afferenti all'ambito, è quello di dare una risposta ai loro bisogni, soprattutto alla necessità di avere spazi di aggregazione a loro disposizione e di offrire un sostegno concreto alle famiglie, che spesso sono prive di punti di riferimento per affrontare le difficoltà quotidiane. Un progetto quindi fondamentale per limitare i casi di emarginazione e di isolamento derivanti dalla mancata integrazione delle persone con disabilità. Devo dire, noi con la programmazione e con gli interventi che stiamo mettendo in campo stiamo cercando di dare risposte a 360 gradi a tutte quelle che sono le esigenze del territorio, a tutti i bisogni, a tutte quelle che sono anche le criticità. Quello di Bello Sguardo è sicuramente era una necessità e abbiamo anche lì fatto un intervento di riapertura, per cui oggi possiamo dire che una risposta c'è, come in tanti altri ambiti che insomma in questi anni, grazie a Dio, devo dire grazie alla professione degli operatori dell'ufficio di piano, ma l'attenzione anche alla capacità di programmazione che abbiamo messo in campo. Abbiamo fatto di recente un convegno a Rocca dove abbiamo addirittura presentato la carta dei servizi. Credo che come ambito e come ufficio noi siamo un modello di riferimento ormai in Campania. Peraltro devo dire anche questo dato è stato sottolineato e riconosciuto dallo stesso assessore alle politiche sociali della Regione Campania. La Fortini, che è venuta a farci visita e quindi ha avuto modo di comprendere e di capire le azioni, le attività che questo ufficio mette in campo, e sicuramente è un modello di riferimento. C'è stato un periodo di vacanza, ma questo purtroppo non dipende, lo sappiamo bene, dal piano, ma dipende dai fondi regionali. Adesso siamo ripartiti anche con questo servizio che è molto importante. A giorni ripartiremo con l'integrazione scolastica e con il trasporto scolastico, altra cosa per ragazzi con handicap, altri servizi che sono fondamentali per l'aiuto alle criticità e alle sofferenze delle persone di tutto il nostro territorio.